Un giorno San Francesco se ne stava nella bella città di Gubbio, situata tra i boscosi e verdi monti dell'Umbria, non molto lontano da Assisi. Il santo viveva poveramente con i suoi e si nutriva del solo pane che riceveva in elemosina. Benediceva la povertà, amava tutti, uomini, animali e piante, e tutti gli volevano bene. Un giorno però all'improvviso scoppiò la paura nella città per la presenza di un lupo feroce. Un lupo feroce sceso dai monti spinto dalla fame! Ha distrutto un pollaio! Ha assaltato una stalla e ha fatto strage! Tenete i bambini in casa! Ordine del governo della città di Gubbio. Siano ben custodite le stalle, i bambini, gli anziani. Le donne se ne stiano chiuse in casa. Tutti gli uomini validi si uniscano alle guardie per dare la caccia al lupo, finché esso non sia ucciso. Francesco udì quel proclama e subito andò dal capo delle guardie che già si erano disposte per dare la caccia al lupo feroce. Non andate a caccia del lupo. Andrò io e lo incontrerò e lo convincerò. No, non andare. Vieni con noi e prendi anche tu un arco. Una volta ad Assisi, figlio nobile di Messer Bernardone, ti vidi che eri infallibile arciere ed eri il migliore di tutti. Andrò da solo e lo convincerò a non essere così cattivo. E se fallirò, andrete voi ad ucciderlo. Lasciatemi fare. Francesco partì. Anche i suoi cari fraticelli lo abbandonarono terrorizzati. Egli uscì dalle porte della città, si diresse verso il bosco e lì, sul limitare, trovò il lupo. Terribile a vedersi, il pelo ispido, la bava dalla bocca, gli occhi che brillavano sinistramente, le zampe pronte a scattare per aggredire. San Francesco avanzò senza paura. Fratello lupo, perché sei così feroce e cattivo? Perché assalti gli uomini, i bambini e fai strage di animali? Vedi, tutti ti odiano. Tu devi diventare buono. Tu devi rispettare qualsiasi persona, ogni animale. Tu quindi farai la pace con me e dovrai vivere in pace con tutti. Vieni, fratello lupo. Io ti comando, in nome di Gesù, che tu mi segua mansueto come un agnello e tu non faccia più male a nessuno, persona ed animale che sia. Vieni, fratello. Io so che tu hai fatto del male perché eri affamato. Ora tutti ti daranno da mangiare e tu vivrai libero e mansueto. Il lupo mantenne la promessa. Diventò più mansueto di un cagnolino. Giocava con i bambini. Quando il lupo dopo anni morì, tutti ne piansero la scomparsa e Francesco lo benedì come si fa per un uomo e un amico. Francesco e il gruppo dei suoi confratelli giravano sempre a piedi per l'Umbria. Vivevano poveramente, si cibavano con poco, un saio per coprirsi, quasi sempre scalzi. Molte volte la nuda terra per coricarsi. Eppure vivevano felici e contenti. Anzi, diceva Francesco, quella era perfetta letizia. Visitavano i malati e cercavano di lenire le loro sofferenze del corpo e anche dell'animo. Oh, frate Francesco, noi siamo andati a servire un nobile signore del contado. Egli ha la lebbra, orribili ferite in tutto il corpo, tanto che soffre molto e puzza e tutti lo fuggono. E non solo puzza nel corpo, ma anche nell'anima. Dalla sua bocca escono orribili parole e torpi bestemmie. Odia tutti e anche noi siamo stati cacciati. Oh, poverino, perderai il corpo e quel che è peggio anche l'anima. Andrò io stesso e cercherò di portargli consolazione. Thank you.
Il malato, abbandonato da tutti, accoglie Francesco con urli, strepiti, offese, bestemmie. Francesco si inginocchiò presso di lui e, senza dire nulla, si rimise a pregare. Che fai? Perché vieni qui da me? Sono venuto per curarti e per portarti conforto. La malattia che hai non te l'ha data il Signore, che invece ti ama. Io soffro, io brucio per queste mie ferite. Dio mi ha punito e io sto morendo tra atroci sofferenze. Vieni qui, fratello. Lasciati prendere e permetti che io ti curi. Francesco spogliò il malato, gli lavò amorevolmente le ferite e queste subito sparirono. Così quello fu guarito. Sono guarito! Sono guarito! Non ho più la lebbra. Ti ringrazio, mio Salvatore. Non a me devi chiedere perdono. Non a me devi rendere grazie. Ma a nostro Signor Cristo, che tutti offendono. Lui che è morto in croce per noi. Venite. Preghiamo e ringraziamo il Signore per il nuovo giorno che ci dona. E poi, cari fratelli, vi do un motivo di grande gioia. Ricordate quel malato di lebbra che era malato nel corpo e nell'anima? Sì, era guarito e aveva chiesto perdono. Era ritornato presso la sua famiglia ed era divenuto un uomo molto pio. E ha vissuto poi bene. Stanotte è morto. Io ho visto ben chiaramente che è stato ricevuto in cielo e là si è fatta grande festa per lui. Egli ha conquistato la vita eterna e la grande beatitudine. Era felice e glorioso. Frate Francesco viveva in perfetta letizia, stando con i suoi fraticelli in povertà assoluta e facendo del bene e pregando il Signore e lodandolo sempre. E tra loro che lo seguivano, sempre più numerosi c'erano giovani e vecchi, persone semplici o anche molto istruite. Tra i semplici occorre ricordare frate Leone e frate Masseo, inseparabili compagni. Tra i dotti, un giovane di Lisbona, Antonio, che poi finì a Bologna e morì a Padova. Tu sei uno tra i più diletti e conosci così bene le scritture che io ti chiamerò guida. Anzi, tu sei il mio vescovo. Antonio fu chiamato a Roma a un concistoro, dove c'erano il Papa e i cardinali. Antonio parlò e predicò a tutti. E tutti si meravigliavano perché erano di lingue diverse e tutti lo capivano, nonostante gli parlasse una sola lingua. Non ho ben interpretato la Bibbia, come voi mi lodate. Non ho alcun merito, ma è il Signore nostro Gesù Cristo che illumina e fa parlare bene questo misero uomo. E Antonio, su ordine di Francesco, andò su per l'Italia con l'incarico di andare in quel di Rimini, città già a quel tempo ricca e fiorente, ma dove c'erano persone che non volevano intendere la parola del Signore. Io bado ai miei affari e non mi interesso di religione. Quel frate è un perditempo, che vada a lavorare. A me piace il denaro e il divertimento. Quello dice che la povertà è sua sorella. Va, va, va a parlare coi pesci, forse quelli ti ascolteranno. Fratelli pesci, ringraziate il Creatore, Signore nostro, che vi ha colmato di tanti benefici. Avete acque dolci e salate, non temete la tempesta. Il diluvio universale a voi non ha fatto alcun danno. Tutti i pesci dimostravano di capire le parole dette da frate Antonio e lodavano il Dio. Fratelli pesci,
Beati voi che avete capito la grandezza e la bontà del Signore nostro Gesù, e siete più ragionevoli e bravi, e continuate a voler bene a Dio eterno e grande. Ecco, io vedo che accorrete sempre più numerosi, non tanto per ascoltare le mie povere parole, ma per dimostrare a Dio Creatore la vostra riconoscenza. Io vi parlerò per lungo tempo, perché voi dimostrate di capire e di gradire le parole che il Signor nostro mi ispira. Ha parlato ai pesci, e questi lo hanno capito. Quel fraticello è mandato da Dio. Ha fatto un grande miracolo. La nostra arroganza è stata punita. Così Antonio poté parlare a molte persone, colpite tutte dalla sua grande umiltà e dottrina. Antonio da Lisbona andò poi a Bologna e poi a Padova, dove fece molto bene e convertì molti. Oggi noi tutti lo ricordiamo come Antonio da Padova. Non era passato ancora molto tempo, come ci narrano i Fioretti, che San Francesco, figlio di Messer Bernardone di Assisi, aveva lasciato la famiglia ricca per mettersi a servizio di Dio. Ma egli non aveva ben chiara la sua vocazione. Pregò un suo confratello, Masseo, che andasse da sorella Chiara a chiedere cosa il Signore voleva per lui. Masseo andò, chiese consiglio a Chiara e tornò da Francesco. Cosa vuole il Signore da me, fratello Masseo? Te lo chiedo in ginocchio. Chiara mi ha detto che tu devi andare per il mondo a predicare quanto è buono e grande il Signore nostro Gesù Cristo. Ma la gente mi seguirà. Sarò io degno di trasmettere la sua santa parola? Così mi è stato detto di dirti, perché tu non puoi curarti di te solo, ma anche della salute degli altri. Andiamo subito, nel nome di Dio. Andò Francesco e parlò a tutti, uomini, donne, vecchi e soprattutto poveri. Alcuni lo seguirono e dopo un po' furono diversi coloro che andarono per varie contrade dell'Umbria insieme a lui per predicare le lodi del Signore. Fratelli, preghiamo e ringraziamo il Signore nostro Gesù che ci ha colmato di grandi doni. Lodiamolo insieme a tutte le creature. Sorelle rondini, voi festeggiate il Signore che vi ha dato la vita. Calmatevi un momento, così che io possa predicare e dirò quanto il Signore è grande, affinché tutti possano capire. Quello là è impazzito. Vuol parlare agli uccelli del cielo. Siccome ha scarso successo con gli uomini, ci prova con le rondini. Eppure quell'uomo ha un suo fascino, una grande attrazione. Fratelli e sorelle, miei cari uccelli, voi dovete amare il Creatore che vi ha dato la vita e le ali per volare in cielo. Egli vi ha dato bellissime piume. Il Signore vi salvò dal diluvio. Il Signore vi tiene in vita e vi nutre anche se voi non seminate e non mietete. Egli vi dà le fonti per bere, i campi per mangiare, gli alberi per fare il nido. Eppure hai un vestitino bellissimo. Così anche i tuoi fratelli e sorelle che sono vestite dal Signore il Dio. Insieme lodiamolo il Signore, e mai nessuno di noi si macchi del peccato di ingratitudine di fronte a tanta bontà. Gli uccelli hanno capito le parole di Francesco. Guarda come sono felici, come cantano. Andiamo a dire a sorella Chiara, che vive in preghiera e in penitenza, che Francesco non solo predica la parola di Dio a tutti gli uomini, ma anche a tutte le creature. Tutte la intendono e fanno festa. I Fioretti sono episodi della vita di Francesco, fatti narrati con grande semplicità ed umiltà. Dopo che Francesco, figlio di un mercante di Assisi, abbandonò tutto per seguire la sua vocazione, molti furono quelli che lo imitarono. Come ad esempio Chiara, una dolce fanciulla di Assisi, e tanti altri giovani e meno giovani in cerca di una vita fatta di semplicità. E io vi dico che se voi cercate perfetta letizia nella vita, dovete amare con tutto il cuore, sorella Povertà, e ringraziare il Signore
per avercela donata. Frate Francesco, dimmi cosa è perfetta letizia? È accettare tutto nel nome del Signore. Ingiurie, pene, affanni, sacrifici. Tu devi arrivare a dire: io mi voglio gloriare se non della croce di nostro Signor Gesù Cristo. Andavano all'avventura, glorificando Dio e le sue meraviglie. Quando non sapevano dove andare, Francesco diceva a frate Masseo di mettersi le mani davanti agli occhi e di girarsi più volte attorno. Oioioi, mi gira la testa. Fermati via, Masseo. Andremo là, dritto dove tu guardi. Lì, lontano, c'è Siena. Ebbene, andremo a Siena. Via, corriamo. E andarono di là, perché lasciarono al caso la loro vita. Non dovevano guadagnare ricchezze, ricercare onori, conquistare il potere. Volevano lodare il Signore per ciò che a loro aveva concesso. La loro forza era la semplicità, il sorriso, la fiducia in Gesù. Francesco e i suoi fraticelli consideravano tutte le creature e le cose come fratelli e sorelle, perché tutti erano figli di Dio. Lodato sii, o mio Signore, con tutte le tue creature. Lodato sii per fratello Sole, che ci dà la luce e splende nel cielo. Lodato sii anche per sorella Luna, e lodato per le stelle che brillano. Lodato sii, o Signore, per fratello Vento, per l'aria, per il tempo sereno e bello. Lodato sii per sorella Acqua, che è utile e umile, preziosa e pura. Lodato sii, o Signore, per fratello Fuoco, che illumina la notte ed è bello, brillante e forte. Lodato sii, o Signore, per nostra madre terra, che ci dà i frutti e i fiori e l'erba. Lodato sii, o mio Signore, per coloro che hanno la forza di perdonare, per coloro che soffrono, per quelli che piangono. Lodiamolo il Signore e serviamolo umilmente.